In questo video parlo del ghiaccio. Esiste un trucco che le grandi catene dei fast food, ma anche ristoranti e locali, utilizzano per risparmiare sul prodotto. Un prodotto che i consumatori pagano per intero. Questo bicchiere di dimensioni medie viene venduto in un fast food. Notate la quantità di ghiaccio presente all'interno. In questo modo, con i cubetti di ghiaccio, all'interno del bicchiere ci andrà meno prodotto, con conseguente risparmio sul prodotto stesso da parte dell'esercente. Sul lato esterno del bicchiere venduto nel fast food è indicata la quantità di prodotto che contiene 0,4 litri, cioè 400 millilitri. Per farvi vedere la differenza di prodotto che va all'interno di un bicchiere con ghiaccio e senza ghiaccio, ho fatto una prova. Inserisco dei cubetti di ghiaccio nella caraffa numero 1. Verso l'aranciata all'interno della caraffa graduata. Il contenuto all'interno corrisponde a 0,4 litri, cioè 400 millilitri. Verso il prodotto dalla caraffa numero 1 nella caraffa graduata numero 2, senza far passare il ghiaccio. Il contenuto all'interno della caraffa graduata numero 2 senza il ghiaccio corrisponde a 250 ml, cioè 150 ml di prodotto in meno rispetto al contenuto iniziale presente all'interno della caraffa numero 1. In effetti sembra una cosa da poco, ma pensate ai milioni di bicchieri che ogni giorno vengono venduti aggiungendo ghiaccio e togliendo spazio al prodotto stesso.